Buongiorno a tutti i trader e a tutti gli investitori. Ritorniamo con la rubrica, quella che dà l'avvio alla nuova settimana sui principali mercati finanziari dedicato all'indice mid cap e di titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Però, come solitamente facciamo, come nostra abitudine, prima di andare a vedere i titoli prescelti per le prossime giornate, cerchiamo di capire come si è conclusa l'ultima settimana e per quanto riguarda i principali mercati azionari. È stata una settimana all'insegna della positività per quanto riguarda i listini europei, ad eccezione di quello italiano. Ne avevamo parlato durante la scorsa settimana. Il rischio politico tornava a far capolino sul nostro indice, nel nostro paese. Il nuovo governo che potrebbe nascere appunto in queste ore tra Lega Nord e Movimento 5 Stelle non è visto positivamente dagli investitori. È stato stilato un in programma e vedremo appunto durante le prossime ore anche la copertura per il raggiungimento dei punti fondamentali che sono stati inseriti all'interno di questo programma. Ma fino ad ora il mercato ha accolto negativamente tutto ciò. Il nostro indice principale, ed apriamo subito il nostro grafico sullo sfondo, quello che fa riferimento all'indice FTSE Mid Cap, ha chiuso per la seconda settimana all'insegna delle vendite, meno 4,8. Il saldo settimanale e prezzi che tornano sotto i primi importanti supporti, area 42.750, 42.008 si rompono durante la giornata, l'ultima seduta della scorsa ottava, sia la media mobile a 50 che quella a 200 e si mettono nel mirino i prossimi target ribassisti posti in area 41.200, 41.250 e sono i minimi toccati durante l'ultima la seconda parte del mese di febbraio. E attenzione perché l'RSA è comunque in area ormai di breve, RSA di breve in area di forte iper e venduto, potrebbe dare anche il via ad un rimbalzo, ma segnali di positività li avremo solamente con il recupero appunto dei supporti perti che diventano resistenze. Area 42.750, 42.800 punti. Andiamo alla ricerca dei titoli che abbiamo prescelto per quest'ottava. Si parte con un titolo forte che continua a non subire appunto i risvolti che arrivano dalla politica. Il titolo è di Assorin, si conferma sopra i suoi top, area 80 e 50, 81 euro, segnale quindi a questo punto di forza. Si prosegue il movimento rialzista che si è innescato durante il mese di marzo quando il titolo viaggiava sui 65 euro, strada aperta ora e per i prossimi target rialzisti posizionati in area 85 euro. Ora prendiamo due titoli la cui impostazione di fondo è al rialzo, ma che le vendite dell'ultima settimana hanno riportato le quotazioni su dei livelli interessanti. Il primo è EF, e che dopo aver rotto al rialzo le importanti resistenze top di periodo 3,25 ed aver raggiunto un top in area 3,45, è andato incontro con volumi in deciso calo, in deciso rallentamento, a testare appunto le extra resistenze. E ora la tenuta di 3,23-3,25 sarebbe un segnale che potrebbe dare il via al titolo legato al settore lusso, al ritorno degli acquisti e quindi riprendere il suo trend di fondo al rialzo con prossimi target 3,50, ma ricordo un target importante che possiamo anche vedere allargando il grafico e che potrebbe spingere i prezzi fin verso la soglia dei 4 euro. Sono ormai siamo sui top di periodo e il top appunto che si parla dei 4 euro top toccati durante il 2008-2009 e infine ultimo titolo che andremo a prendere su osservazione è il titolo Amplifon, anch'esso ha un'impostazione di fondo al rialzo, le prese di beneficio partite appunto durante l'ultima ottava hanno riportato i prezzi a contatto con la trend line, questa trend line di medio periodo, quella che parte dai minimi di marzo e dove è transita anche il super trend su base giornaliera, ovvero area 15,50, 15,60 sono anche i primi livelli di supporti toccati dal titolo, ovvero i minimi di fine aprile. La tenuta di questi livelli senz'altro potrebbe dare nuova forza al titolo con prossimi poi target 16 e a seguire 16,50. Quindi comunque massima attenzione perché, lo ripeto ancora una volta, la volatilità dovrebbe tornare
giornale dovrebbe continuare ad essere alta sul nostro indice principale. Abbiamo visto uno spread in deciso aumento, forti venti sul settore bancario, quindi massima e cautela, e vedremo appunto se questa settimana confermerà appunto la visione negativa, i dubbi di incertezza e visti soprattutto dagli investitori stranieri. Con questo è veramente tutto, l'appuntamento è al prossimo lunedì, quando andremo ancora una volta a parlare degli indici Mid-Cap e dei titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Io auguro buona settimana e buon trading, alla prossima, ciao a tutti.